Buongiorno, bentrovati a tutte e a tutti. È ancora Resistenze, la nostra piccola rassegna partigiana. E adesso siamo in compagnia di Francesca Lamantia, una scrittrice, una regista, un insegnante. Con lei vogliamo parlare di un libro che ha scritto, uscito alcuni mesi fa, che si intitola Una divisa per Nino, il fascismo narrato ai bambini, con le illustrazioni di Matteo Mancini. Il fascismo narrato ai bambini, in realtà questa è una storia che è perfetta anche per gli adulti, anche perché Francesca riesce a spiegare perfettamente come la dittatura, come le impostazioni e le strutture mentali anche del fascismo e dei fascismi entrano facilmente nel nostro quotidiano di soppiatto, e insomma riesce a descrivere perfettamente come la piccola storia del nostro quotidiano, in questo caso del quotidiano di un bambino che è Nino, si incontra ad un certo punto, e ad un certo punto bisogna fare anche i conti con la grande storia che ci riguarda tutti, con la grande storia collettiva. È un libro che quando noi l'abbiamo scoperto ci ha colpito molto proprio perché secondo noi ha molte cose da dire non soltanto ai bambini ma anche agli adulti ed è un ottimo strumento per capire anche i meccanismi delle dittature e come appunto si insinuano nel nostro quotidiano. Francesca, ciao. Ciao Daniele, Ho fatto una lunga introduzione. allora, buon 25 aprile a tutti. Grazie mille a te. Grazie per avermi invitato. In questo periodo particolarmente difficile, perché questa quarantena ci sta facendo capire, o almeno mi sta facendo capire tantissime cose. Credo che sia l'unico momento in cui, dopo tantissimi anni, ci si è fermati e dobbiamo fare i conti con i mostri che abbiamo creato e anche con i mostri che abbiamo dentro. Ecco, il 25 aprile, nonostante la quarantena, non va dimenticato perché rischiamo di far tornare dei mostri. Sono i mostri dell'annullamento della libertà di pensiero, del libero arbitrio. Non serve una dittatura a creare dei mostri, perché molte volte non ci rendiamo neanche conto di essere noi schiavi di un sistema che abbiamo creato, che ci circonda. Per cui non è necessario il fascismo per essere schiavi. Quello che ci sta assolutamente fermando credo sia un neocapitalismo selvaggio che ha portato a un mondo non a misura d'uomo e non a misura di natura. E che quello che è successo deve insegnarci che niente può tornare come era prima. Dobbiamo impegnarci a farlo tornare meglio di come era prima, se no rischiamo di nuovo di fermarci. Ecco, buon 25 aprile a tutti per questo motivo. E lo so che può sembrare azzardato, Daniele, perdonami quello che sto dicendo, però lo credo veramente. Questo mio bambino protagonista che mi somiglia tanto per il suo essere assolutamente imbranato, romantico, sognatore, è assolutamente imperfetto e paranoico, riesce a farci capire come quando non ce ne accorgiamo siamo schiavi di qualcosa. Cos'è necessario oggi per l'uomo? E cos'è superfluo oggi per l'uomo? E secondo me la quarantena ci ha fatto capire questo. Nino è schiavo di un sistema in realtà lo immerge pienamente in una scuola che lo immerge
perché funzionava nel trasmettere i messaggi, funzionava nell'imporre sussidiari di lettura, funzionava nell'imporre la divisa, funzionava nell'imporre il sabato della ginnastica, funzionava nella celebrazione del duce scritto con le maiuscole, funzionava nella celebrazione. Ecco, Nino è questo. Nino vuole far parte del sistema, ma la sua emozione, la capacità di sentire che Nino ha, lo rende diverso. Ed è proprio la diversità che quindi fa scattare in Nino una molla in cui riesce ad un certo punto inizia a vedere la realtà in modo diverso da come l'aveva vista fino a quel momento. È la diversità di Nino. Che cos'è che fa scattare in Nino quella molla necessaria per all'improvviso trovare gli occhi aperti e guardare il mondo così come non c'era mai apparso? No, Nino non è così sveglio. Perché? E vabbè, non ce la fa. Non ce la fa. Perché Nino è come noi, no? Quindi Certo. lo sai perché Nino a un certo punto ce la fa? Credo che sia alla fine il motore che guida tutto. Due cose, tre cose. L'amore. Nino si innamora di una ragazza che non se lo calcola. Mi è scappato l'auricolare, vedi? L'amore non corrisponde. non se lo calcola. E in realtà, per volerla corteggiare, per voler fare colpo su di lei, pensa di fare ciò che ritiene il non plus ultra, quindi diventare il duce. Rincorrendola durante il sabato di ginnastica, sto bimbo cade e si rompe la gamba. Quindi l'amore fa sì che il nostro eroe applichi un cambiamento, ma il cambiamento non viene dall'amore, viene da quello che solamente le figure adulte possono darci. Ecco perché io credo profondamente nel valore dell'insegnamento, credo profondamente nella scrittura per ragazzi e per bambini, credo profondamente nelle parole semplici. E come mi hanno insegnato le favole di Gianni Rodari, credo che la verità stia nella semplicità. Ed è importante, è quando questo bambino incontra il suo vicino di casa, che è una figura realmente esistita, ucciso prima della guerra in Etiopia, prima della vincita della guerra in Etiopia, perché socialista, perché non ha fatto la tessera al partito fascista, e quindi licenziato e poi morto a causa delle bastonate ricevute. La figlia di Ruggerini, Claudia Ruggerini, è stata una grande partigiana poi, non solo salvando gli amici ebrei, ma occupando il Corriere della Sera insieme a Quasimodo, ad Alfonso Gatto, e poi impegnando tutta la sua vita nella neuropsichiatria infantile, nell'abolizione delle scuole speciali per i diversamente abili. E devo dirti che lei è stata una grande donna che io ho avuto la fortuna di conoscere e di intervistare. Quindi è un omaggio che ho voluto fare a lei. Quindi Ruggerini, l'incontro è aspetta, l'incontro. Sì. okay, abbiamo l'amore, l'incontro con la figura adulta da guida, ok? E poi abbiamo l'amicizia. L'amicizia con un bambino che pensava fosse così diverso da sé, da lui stesso, che Nino si trova a difendere a un certo punto. E anche questa è una storia vera, perché il grande musicologo Pestalozza, partigiano già a 13 anni,
e a 16 mise la dentiera perché fu pestato dalla decima Mas, disse alla maestra: ma per quale motivo dobbiamo studiare solamente l'Africa? Ci sono tante altre cose a studiare in geografia, c'è l'Oceano Pacifico, l'Oceano Indiano. La maestra Bortolina, ed è vero quello che ho scritto, rispose: tu sei qui per imparare e non per pensare. Gabriele, davanti a questa imposizione, trova quasi un'empatia con l'amico e lo difende e dà all'amico, senza neanche pensarci, quello che per lui è più importante, la figurina di Saladino, del feroce Saladino, che all'epoca della guerra in Etiopia la Buitoni distribuiva appunto con tutti i protagonisti della guerra in Etiopia, dai soldati più importanti, ai marescialli, al popolo da sconfiggere, a questi famigerati. E creature strane della terra, cioè, del sole. E devo dirti una cosa: come era possibile uscire da un sistema del genere, dove tutto era fascista? Io credo che l'amore di un adulto, l'amore di una bambina, l'amicizia vera, ecco, siano sempre dei motori. E Nino è stato però capace di cambiare idea, di cambiare, di non mettere la divisa, quella divisa che era obbligatoria, non l'ha più voluta indossare. Anche questa è la storia vera ed è una storia da cui sono partita, da una maestra siciliana, i quali figli sono morti nella guerra in Etiopia, e lei, non volendo indossare la divisa il sabato, è stata licenziata. Ok? Quindi, come rendere questo un racconto per bambini? Un racconto dolce, un racconto. Beh, così. Così, con questo bambino che capisce che le piccole cose non devono essere imposte, che è giusto pensare con la propria testa, che è giusto aiutare le persone che hanno bisogno, che le cose se non vanno bene si possono cambiare. Che è probabilmente giusto ascoltare la verità, non dare per scontato tutto quello che vediamo. E questo lo puoi fare con l'immaginazione anche. Nino ha una fortissima capacità immaginifica. Certo. È un sognatore. Ecco, io spero che tutti siano un po' sognatori. Alla fine, io credo moltissimo nel valore della creatività, dell'immaginazione, del sogno, nel poter cambiare una realtà dalla piccola alla grande. Dovremmo essere forse tutti un po' Nino. Ecco. Però quindi alla fine Nino comunque gli occhi, sì, è imbranato il nostro piccolo Nino, ci assomiglia molto, però alla fine gli occhi, grazie all'amicizia, all'amore, alle relazioni che incontra, riesce comunque ad aprirli e alla fine dice no, quella divisa non la voglio Sì. mettere. Alla Sì. fine ci riesce, è un Sì. lungo percorso, però alla fine Nino fa questo atto di coraggio e di libertà anche. Nino riesce a cambiare idea, Daniele, cioè è il uscire fuori da tutto quello che ti hanno imposto nel mondo vattato dove sei nato e cresciuto. Come fai a uscire fuori da un sistema? Nino È un ci percorso riesce. difficilissimo, Sì. molto complesso. E perché ho scelto di farlo durante la guerra in Etiopia e non dopo? Per due Certo. motivi fondamentali. Allora, innanzitutto si parla sempre del secondo antifascismo e quindi dopo il 43, l'armistizio, la gente va a combattere nelle montagne, in città, eccetera, eccetera. In realtà,
Ci fu un primo antifascismo e dove pagarono tutti con la vita, tutti, tutti con la vita, tutti col confino, tutti con l'olio di ricino. Ok? Cioè ci fu un primo antifascismo fortissimo, dove furono sconfitti con la violenza, da soli, isolati. Perché se tu togli all'uomo il lavoro, togli all'uomo la libertà di voto, togli all'uomo la libertà di espressione, cioè lo rendi solo. Ecco, i primi antifascisti morirono da soli. Quelli che se ne andarono come i fratelli Rosselli o quelli che furono uccisi come Matteotti, morirono da soli. O Gramsci, ok? Cioè, è chiaro il concetto. Ecco, Certo. moltissimi antifascisti sono morti così. E perché ho scelto di ambientarlo durante la guerra in Etiopia? Perché durante la guerra in Etiopia il regime, nonostante applicò delle misure assolutamente disumane, sanzionate poi, come i gas, okay? Come l'iprite, contro dei villaggi di fango, ebbe anche dall'alto clero un plauso totale. Certo. Ok? Quindi, cioè, è lo zoccolo duro quello del 36, eh? Del 34, del 35, ricordiamoci Montanelli, ricordiamoci Badoglio che già era lì, cioè, un attimo. Allora era più difficile cambiare idea in quel momento che cambiarla nel 43. Ecco, Nino la cambia in quel momento. E per me è importante che Nino la cambi in quel momento, perché Nino la cambia in quel momento perché vede non solo negata la libertà di espressione, ma vede negata quella che per lui era la sua più grande infatuazione, il mito della guerra. Questi bambini cresciuti come bambini soldato dai libri di scuola. Io ho studiato le favole che loro leggevano, Daniele, credimi. Le erano favole di guerra. Questo bambino riesce, tramite la visione di suo fratello Luca, partito volontario, a cambiare idea. Luca ha visto tramite l'iprite come la gente moriva soffrendo. E Luca non torna come prima. Allora la guerra è una cosa giusta. Ecco. Volevo fare capire ai bambini in modo. Queste cose che ti sto dicendo nel libro sono sognanti quasi, no? E dolci. Però volevo fare capire ai bambini come ai ragazzi, come la guerra sia sbagliata. Ecco, io devo dirti che. Per costruire un futuro migliore dobbiamo aver bisogno della memoria. Fondamentale. La memoria di una scuola non libera, la memoria di un popolo in guerra. Purtroppo serve a noi per non ripeterla più, che Italia ha una delle più belle costituzioni del mondo, fatta da gente diversa, uomini, donne, libere. Ma non è così in altre parti del mondo. In grandissime parti del mondo non è così. Ci sono guerre, ci sono dittature. E noi dobbiamo essere coscienti, primo, di essere fortunati, secondo, di capire e di accogliere chi non è fortunato come noi. Credo che questa quarantena ci sta facendo anche capire come, nonostante tutte le sofferenze, questa pandemia ci sta facendo capire come, nonostante tutte le morti date anche purtroppo da una privatizzazione delle strutture sanitarie, come l'Italia in fondo sia un bel paese. Daniele, scusa, ma te lo devo dire, cioè,
Credo che l'Italia si stia ritrovando in questo momento e vorrei però sfrondare quello che sto dicendo da ogni mito patriottico. Ok? Certo. Lo sto sfrondando e sto regalando un'accezione di umanità costituzionale di una repubblica fondata sul lavoro. Io credo, Francesca, rispetto a questo, che questo momento storico così difficile che stiamo vivendo sia un'opportunità. E credo che questa opportunità in qualche maniera l'abbiamo percepita tutti e tutte. E come dicevi ben tu all'inizio, è il dopo. Lo dobbiamo costruire noi. Che cos'è che mi fa storcere il naso in questi giorni quando leggo delle previsioni? Il mondo non sarà più come prima, due punti, e iniziano a sciolinarmi una serie di visioni che io mi ribello. Ma che cos'è che mi fa ribellare? Proprio il fatto che di una cosa sono certo, che in realtà quel come sarà il mondo dopo, lo dobbiamo scrivere noi. Non è una cosa che può essere decisa in pochi e non è una cosa che deve essere una brutta copia o una copia peggiorativa di quello che c'era prima, ma bensì deve essere una messa in discussione fortissima di quello che prima non andava e la possibilità di costruire una nuova pratica della Costituzione. Una nuova messa in pratica di quelli che sono i valori della nostra Costituzione, forse riprenderli, farli nostri come dei nuovi costituenti. O forse veramente metterla in pratica, no, Daniele? Forse veramente metterla in pratica, è la Ok. cosa più semplice. Forse veramente metterla in pratica? Se c'è un Assolutamente. lavoro, se l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, allora non sul lavoro in nero, allora non sulle morti sul lavoro? Ok? Certo. Cioè. Assolutamente. Allora, se c'è Francesco. l'uguaglianza tra uomini e donne, allora ci deve essere uguaglianza nel salario? E bisogna dare alle donne il modo di poter lavorare, Certo. nonostante siano madri? Cioè, difficile, però credo che per noi sia l'alba di nuovo 25 aprile, o almeno è quello che spero. È una scommessa importante, questo è il momento di portare la vittoria. Secondo me, dopo questo periodo dobbiamo vincerla, sta scommessa, Ma perché anche perché se io non lo dovevo. facciamo adesso. Esattamente, anche perché dovevo venire a Sassari a trovarti, cioè non è possibile. Esatto. Assolutamente. No, no. L'appuntamento fisico della fisicità, insomma, in cui ci vediamo, Non cioè, so se per devono non uscire stare. altri due libri adesso, però, cioè, Ok. almeno. Abbiamo comunque, già abbiamo la scusa, due Già nuovi abbiamo la libri scusa. Ok. per invitarti. Daniele, Ascolta, come li Francesco. salutiamo i nostri ascoltatori? Ma io ti chiederei se puoi di leggerci un brano del libro, poi ti voglio chiedere dopo il brano solo un'altra cosa e poi ci salutiamo. Ci puoi leggere un brano, ti va? Daniele, scegli tu quale leggere, dai. Guarda, a me piace molto la parte in cui al nostro Nino viene un dubbio, ed è anche la parte in cui fa un regalo per lui prezioso. Come si È un chiama? punto di svolta nella storia. Nino regala la figurina. Ah, ok. Allora, io però volevo dire una cosa prima. Prima di girare, di scrivere questo libro, io ho girato il film La memoria che resta, che ho presentato nella tua terra, ad Alghero, 2 anni fa, mi pare. Devo dirti che è un racconto di quello che io ho sentito narrare da loro, da questi partigiani, da queste persone che hanno vissuto la guerra, da questi superstiti e bombardamenti americani. Questo libro dice delle cose che la storia ufficiale molte volte non racconta: la guerra in Etiopia per come è andata, i bombardamenti americani che hanno distrutto l'Italia. Ok? Certo. Ok. È il primo antifascismo. Ma Nino si chiamava mio nonno. Come Nino era cresciuto in una scuola così,
Quindi riflettiamo sulle modalità scolastiche, ecco, e sul ruolo che hanno gli educatori, che siano genitori, che siano insegnanti, che siano i preti dell'oratorio, che sia tu che fai laboratori, che sono io che faccio la scrittrice, cioè. Sai, c'era. Io mi occupo anche di antimafia, no? Ed è bellissima la frase che dice: l'unico sopravvissuto della squadra Catturandi degli anni Ottanta di Palermo. E dice che la mafia non verrà mai sconfitta dalle istituzioni come la polizia, come i carabinieri, ma verrà sconfitta solo dagli insegnanti, solo da chi può educare alla legalità. Ecco, oggi noi educhiamo all'antifascismo, l'antifascismo che per noi è la libertà di pensiero nel rispetto della libertà di ognuno di noi e nel rispetto di quelle norme che prevede la nostra Costituzione. E adesso posso andare. Leggia, vai. Allora, quella volta che non partì per la guerra. Com'era bella l'Italia, svettante, e ai suoi piedi l'immensa Africa. Dalle cartine seguivamo i movimenti delle nostre truppe, da quando lasciavano i porti italiani, fino all'istante in cui giungevano sui posti di combattimento e vincevano sbaragliando tutti i mostri neri e barbari. Noi portavamo il bene, l'acqua nel deserto, e la pace. Insomma, come diceva la nostra maestra, noi portavamo la civiltà. Mio fratello Luca era in guerra e a me invece toccava mettere banderine sulla cartina geografica ogni volta che l'esercito italiano conquistava un territorio. Piantare quelle bandierine colorate per me era un vero privilegio. E così luoghi come Adua, Macalè, diventarono per me, per i miei compagni, dei nomi familiari. La strada di Milano era il nostro deserto, il Navio, il Nilo, le pantegane della Martesana, i nostri coccodrilli, e le bici si trasformarono in veri e propri cammelli. Ecco, se non potevo vincere la guerra, avrei vinto la gara di figurine con le mie compagne. Per farlo mangiai tantissima liquirizia e cioccolato e alla fine avevo tutte le figurine del mio album, tutte tranne una, quella del crudele e infedele nemico musulmano, il feroce Saladino. A farmi compagnia quando rimanevo solo in casa c'era sempre lui, il vicino che stava davanti la porta. Togli quelle bandierine, mi disse serio in viso. La guerra non è qualcosa di cui vantarsi. Invadere i territori e distruggere le case degli altri non è un gesto eroico. Il duce vi sta prendendo in giro e rendendovi violenti e ignoranti, manda voi giovani al massacro. Stringevo i pugni e trattenevo le lacrime, non solo se per la rabbia dovuta alle sue bugie o se la paura che quelle bugie potessero nascondere un fondo di verità. Come stava Luca? Era ferito? Sarebbe tornato a casa da me? Un giorno mia madre mi fece il regalo più bello del mondo. Aveva trovato il feroce Saladino. Sei contento? E cosa farai adesso? Mi chiese il signor Ruggerini. Adesso ho vinto, gli risposi. E che te ne fai della vittoria? Pensaci, mi disse. Che domanda stupida. Ma cosa avevo dovuto pensare? Avevo vinto? Basta. L'indomani in classe mi sarei potuto vantare con i miei compagni. Solo che le cose non andarono come mi aspettavo. Durante la prima lezione, la maestra aveva amato Gabriele da preside. Mentre la Bortolina parlava del Gran Mar Mediterraneo, il mio compagno le aveva detto che era stanco di sentire sempre parlare del solito mare, che c'erano altri mari e altri oceani da poter studiare, il Pacifico, l'Indiano,
La maestra è diventata così rossa che temevo potesse scoppiare da un momento all'altro. E urlando aveva risposto: Ruggerini, tu sei qua per imparare e non per pensare. Non ne posso più le tue domande da sovversivo. Adesso fila dal preside. Così lo ritrovai a ricreazione, seduto sul muretto, e mi disse che era stato sospeso. Gabriele era così triste che neanche la frittata di suo padre riusciva a tirare su il morale. Io non so ancora perché lo feci, ma in quel momento misi le mani in tasca e toccai la mia figurina. Forse fu solo per istinto o per il senso di colpa di non averlo difeso, ma tirai fuori il feroce Saladino e gli regalai la cosa più preziosa che avevo. Quel giorno tornai a casa senza figurina, con un inizio di mal di denti, ma con non so che di vera felicità. Questo era un passo di Una divisa per Nino, il fascismo narrato ai bambini, scritto da Francesca Lamantia e illustrato da Matteo Matteo Mancini. Mancini, edito da Gribaudo. È un libro che vi consiglio, che consiglio anche alle insegnanti e agli insegnanti a proposito di scuola, anche perché alla fine ci sono tutta una serie di schede in cui spieghi molto bene la Ci sono struttura. esattamente, ci sono i dati e i fatti storici, e quindi Esatto. comunque sia le maestre che gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, quindi almeno il primo anno di liceo potrebbe andare, perché ci Sì. sono tutti i fatti storici e educati alla guerra, che è una cosa di cui vado fiero. Tutte le mie ricerche da topo di biblioteca, dalla scuola fascista, all'educazione fisica, alla divisa, alla figura di Mussolini, alla guerra in Etiopia. Sì, sono delle schede interessantissime che per la didattica sono utilissime. Francesca, ti volevo chiedere, anche perché è venuto fuori poi nella chiacchierata di oggi, volevo parlare del docufilm che tu hai fatto nel 2015, perché in realtà poi tutti i dati che tu hai raccolto li ritroviamo anche, come ci hai detto durante la chiacchierata, all'interno di questo libro, le storie poi vere che tu hai raccolto le hai inserite qua nella verosimiglianza di questa narrazione della storia di Nino. È un documentario uscito, un docufilm uscito nel 2015 che si intitola È La memoria uscito nel terrestre. 2016. 2016, ok, Tranquilli. nel 2016 è La memoria che resta, Sì. dove hai dato voce, hai fatto parlare a chi quella memoria la custodiva ancora viva, ai protagonisti degli anni della Resistenza a Milano. Ce lo racconti questo documentario? Com'è nato? E soprattutto è diventato anche uno strumento diffusissimo nelle scuole, è entrato nei programmi ministeriali Esattamente. anche. Allora. Ed è un documentario che ti vorrei anche chiedere dove lo possiamo trovare per guardarlo, per tuffarci dentro in questo documento interessantissimo. Io ho visto alcuni estratti sul web ed è veramente un documento straordinario, anche intenso nella veridicità umana di queste testimonianze. Raccontaci un po' la memoria che resta. Allora, quando sono arrivata a Milano, forse è meglio partire da un assunto fondamentale. Cioè io non mi faccio mai i fatti miei. Beh, è inutile che poi ti sto a raccontare la cosa. Cioè, non so, io non sono molto retorica, eh? Cioè, facciamo Ok, attenzione, io va sono bene. molto umana, molto semplice. Sono arrivata a Milano per cercare lavoro. Andavo in giro in bicicletta. 2 volte me l'hanno rubata. 3 volte sono caduto, quindi ho detto, vabbè, basta bicicletta. Sono le rotaie del tram, tu non le vedi, poi ci vai, ti fanno volare. Allora, mi sono trovata davanti a un sacco di lapidi. Dappertutto la città, tutta piena di lapidi. Partiamo dal fatto che io, come ti ho detto prima, sono molto sensibile al tema della mafia, perché dal mio accento
molto di Bolzano, si capisce che sono palermitana, per cui anzi bariota come i miei concittadini dicono. Per cui trovai tutte queste lapidi e mi chiesi, aspetta, anche a Palermo ci sono queste lapidi. Perché? Chi sono? E vedevo che erano ragazzi giovanissimi, Daniele, cioè giovani, proprio giovani. 16 anni, 15 anni, 17 anni, 18 anni, 22, 23, ma sono dappertutto. Dappertutto. Mi sono detta, ma perché questi ragazzi hanno perso la loro vita per combattere il fascismo? Cosa li ha portati a questo? E ho passato il 2013 chiusa in biblioteca, in archivio, in librerie, a studiare tutti i libri, tutti gli appunti, tutti gli articoli di giornale, tutte le lettere. Tutte. E poi sono andata Ampi per Ampi. Gli Ampi sono dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. E lì mi hanno detto, guardi, vorrei fare delle interviste perché credo che bisognerebbe salvaguardare le testimonianze dirette. Io sono insegnante, ho capito come i miei alunni, ma ho capito anche come i miei coetanei, trentenni, stiano perdendo assolutamente la memoria. È facile senza le testimonianze dirette avere un revisionismo, ok, storico, ma è anche facile, ed è quello che è accaduto, che la storia l'hanno scritta i vincitori. Adesso, non mi date per favore dell'anti-americana, vi prego, cioè però siamo chiari. I libri di storia che io ho studiato all'università, sui testi del liceo, delle scuole medie, elementari, fino all'università, specialistica, eccetera, non mi hanno mai detto delle cose che invece sono fondamentali e sono accadute in Italia. E che poi sono state volutamente cancellate. Che hanno volutamente portato al piano Marshall, che hanno volutamente portato alla strage di Portella della Ginestra, che hanno volutamente portato una visione di, cioè, ma tu lo sai quanti partigiani siciliani c'erano? Quanti ce n'erano sardi? Anche quelli ci sono. Certo. Eppure non lo sappiamo. Ok. Al che mi sono detta, caspita, ma queste cose non le possiamo lasciare così. Beh, se no, poi se non abbiamo testimonianze dirette, come si fa fra 30 anni, 40 anni i miei alunni dicono che comunque si sta. A volte c'è qualcuno che ti dice che si stava meglio quando c'era il duce, è una frase che si dice sempre. Anche se poi, se ci fosse stato il duce, dico sempre io, cioè tu qua non ci saresti perché non riesci a stare fermo un attimo, quindi. Nah. Però. Quanto è importante che io abbia fatto questo film, l'ho capito solamente quando i miei alunni, quando i miei amici hanno detto, caspita, non sapevo queste cose, caspita, sai che ho cambiato idea, caspita, ma lo sai fra che queste cose nessuno ci aveva mai dette? Perché le testimonianze dirette, Daniele, sono fondamentali. Raccontarti i bombardamenti avvenuti in Italia dagli alleati. Dai bambini che sono rimasti vivi sotto le macerie di una scuola distrutta alle bombe, agli alleati, che hanno fatto 200 morti nella scuola elementare di Milano, e raccontarla da tre sopravvissuti che avevano 6 anni e che ancora non possono stare al buio, ci fa capire tutte le scuole che stiamo bombardando in Medio Oriente, negli altri paesi. Ci fa capire che le deportazioni non sono state solamente degli ebrei, ma sono state le deportazioni degli operai che dicevano non possiamo fabbricare le armi per le quali poi ci bombardano. Si sono permessi di fare uno sciopero di un giorno e sono stati arrestati da italiani e deportati da tedeschi a Mauthausen. E sono morti quasi tutti. Ci dicono deportati politici. Non erano deportati politici, erano persone che dicevano perché dobbiamo fare le bombe che poi ci bombardano perché abbiamo queste bombe e stiamo morendo di fame e di freddo. E queste cose, Daniele, le ho ascoltate, mi sono innamorata dei loro amori, spezzati, della loro umanità. E ho deciso che a queste interviste che avevo fatto, di 250 ore, diventassero un film non retorico,
Un film vero, un film umano, un film fatto di debolezze, un film fatto di forze, un film fatto dal coraggio di gente che non si è girata mai dall'altra parte della storia, con la S maiuscola, ma ha voluto fare la storia dell'S maiuscola la loro storia. E questo l'ho fatto con la Fondazione Franceschi per Lidia Buticchi, che è una donna che ha combattuto sempre, e l'ho fatto per Lea Garofalo in Fermo Storie, un altro mio libro, lo sto facendo per Nino, e lo sto facendo per altri libri che sto scrivendo, perché è giusto ricordare che ha avuto il coraggio di fare qualcosa per gli altri. E di non si è girato dall'altra parte, credo che forse è questo che questo 25 aprile dobbiamo fare, pensare al bene comune, che non è il nostro orticello. Scusa se mi sono agitata, Daniele, No, no, perdonami, sono delle è cose stato molto che... bello, tra l'altro hai aperto tantissimi argomenti e questa è la motivazione per cui sì, ci dobbiamo rivedere magari in un dibattito anche più ampio con altre persone e magari vedere insieme anche questo docufilm e parlare anche dello spettro pericolosissimo del revisionismo, che è un altro degli argomenti che so che tu hai trattato ed è un argomento che volevamo mettere quest'anno all'interno di Resistenze, poi insomma c'è stato appunto il problema, il blocco causato dalla pandemia, abbiamo messo da parte questo argomento che però vogliamo assolutamente riprendere, quindi è questa una motivazione anche per cui ci dobbiamo rivedere Dobbiamo fisicamente rivederci. qua in Sardegna. Franci, ti volevo chiedere una Prego. cosa, Francesca. Aspetta, per quanto riguarda il film, allora il film è stato È proprio su adottato. questo, volevo sapere alcune Ok. informazioni e dove lo possiamo trovare Allora, nel caso volessimo. il film, non vi preoccupate, non dura 250 ore, ma è stato adottato dalle scuole, inserito nei programmi ministeriali di tutte le scuole d'Italia. È stato un film fatto con 0 euro. Che è diventato film evento, è diventato film per tutte le scuole. Questo è un grande orgoglio per me, perché quando tu credi in qualcosa, non è vero che non ce la fai, o almeno ci provi. Che è stato presentato ben 200 volte in tutto il paese, e che abbiamo una pagina Facebook dove potete, che si chiama La Memoria che Resta, dove si può richiedere il DVD che noi vi spediamo. A un solo prezzo di 10 euro più la spedizione, però sul web trovate degli spezzoni, trovate il trailer, trovate il film, parte del film sottotitolato. Basta, Dani. Fra qualche tempo sarà interamente su YouTube, sul mio canale Francesca Lamantia, quindi ci sarà, abbiamo deciso di metterlo per darlo a tutti, insomma. Certo, per farlo diventare bene comune. Esattamente. E lo è. Quindi io credo che dal 1º maggio sarà sul web. Prima non lo potevamo mettere perché stavamo Certo. lavorando avere sottotitoli in molte lingue. Certo. Francesca, allora, purtroppo, ti ripeto, hai aperto delle questioni che mi piacerebbe approfondire, ma il tempo è quello che è, il nostro tempo a Va disposizione è finito, ma è proprio l'occasione di rimandarci a vederci di persona, di rincontrarci ancora, di parlare ancora di resistenza e di antifascismo, attualizzando sempre il più possibile la questione. Io ti auguro ancora un buon 25 aprile, bene, lascio a te la parola per finire. Daniele. A te. Ho già parlato troppo, Daniele. Mandaci un saluto. Va bene, allora. Da Palermo a Sassari con furore, belli ciao. 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 Bella ciao Francesco, un Ciao, abbraccio. bello ciao.